Forse ce la facciamo, eh. Un attimo solo. L'ha ricevuto. Eccolo qua. Abbiamo anche Francesco. Se lo invitiamo. Questa diretta con Francesco. Un attimo solo e ce l'abbiamo fatta. Eccoci. Eccoci, ci sono. Ciao Francesco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Come stai? Tutto bene, si lavora dentro casa per ammazzare il tempo. In qualche modo bisogna assolutamente occuparlo. Ma per Come forza. stai passando questa quarantena? Sto passando, diciamo che sto facendo dei lavoretti qua a casa, nel giardino, campagna, inizio a sistemare un po', dato che in passato non l'ho mai fatto, lo sto facendo ora. Ma è normale, secondo me la quarantena ha un lato positivo, si fa tutto quanto quello che prima non si aveva il tempo di fare. Si sta più a casa e si riesce a dare le giuste ripulitine a casa. Fuori nel cortile, nell'orto, dentro casa, dare sempre qualche sistemazione. Che serve sempre tanto. Innanzitutto ti dico che è un enorme piacere averti ospite. Quando mi hanno detto Ah, che è dovevo un parlare piacere. con te, non ti dico, fortuna che i capelli non potevo strapparmeli. Però è veramente un piacere enorme. Poi io, essendo di Cagliari, ti ho conosciuto anche da giocatore nella tua carriera, quindi diciamo, un po' più da vicino, quindi ancora di più è bello A averti Cagliari è qua. passata un'annata bella e divertita. Dispiace per lo spareggio. Aspetta che ti ho perso un attimo. Allora, ok, adesso ci sono, non ti vedevo più. Mi stavi dicendo di Cagliari? Stavo dicendo che a Cagliari ho passato un anno bellissimo, ero giovane, mi sono divertito nonostante uno spareggio dove abbiamo perso la Serie A nello spareggio, però credo che Cagliari sia una piazza spettacolare dove veramente si può lavorare con serenità, tranquillità e poter ottenere risultati importanti. Che ricordi hai di Mazzone, visto che l'hai avuto a Cagliari? Mazzonio purtroppo l'ho avuto negli ultimi anni suoi, un tecnico di quello che vecchia, diciamo, vecchia maniera, però era uno che ti trasmetteva tanti, ti trasmetteva anche tanta forza per andare a lottare le partite, quelle più difficili, e cercare di vincere. Tu hai iniziato la tua carriera, diciamo, da professionista con un grande Milan, perché tu sei stato aggregato dalla primavera del Milan con il Milan di Capello. Sì, io ho avuto la fortuna di passare al Milan negli anni più belli, gli anni dove ho fatto 2 anni dove praticamente con Milan non si è mai perso. Ho giocato Coppa Italia, panchine, ma non in campionato, però giocare a fianco a Van Basten, Gullit, Rijkaard, Papen, Savicevic. Ce ne sono tanti, c'è Boban, Donadoni, ce ne sono tantissimi Baresi. Credo che Com'è? Vai, dimmi, mi hai anticipato, quindi vai pure. per uno che gioca a calcio, giocare con questi elementi qua credo che sia il massimo. Vedere poi fine allenamento calciare i calci piazzati a Boban, Albertini, Donadoni e Tanta Savicevic, roba. credo che è una cosa fuori dal normale. Penso che poi, essendo tu anche proprio agli inizi, ancora di più fossi alla grande, cioè, penso che l'emozione fosse sempre tantissima. Perché, come dicevi giustamente tu, stando a fianco a dei colossi del calcio come loro.
No, l'emozione era tanta. È che il problema è che i giovani eravamo dei giovani molto importanti, tra cui c'era Viera, Elber, c'era anche Dionigi, Cudicini. Eravamo ragazzini che poi alla fine abbiamo fatto tutti un'ottima carriera, nonostante che eravamo giovanissimi. Lo stesso Panucci. Sì, va detto che erano i tempi in cui comunque si sfornavano tanti, tanti giovani anche diciamo dalla cantera italiana. Quindi Credo che era il. avevamo Ma sicuramente un ottimo vivaio. diciamo che quella era l'annata dove c'erano i tre quarti, chiamiamoli tre quartisti, che ora non li chiamano più tre quartisti, ma ce n'erano tantissime. Se uno va a vedere un po' in Italia quello che c'era tra Locatelli, Morfeo, Del Piero, Totti, lo stesso Zola, Baggio. Ce n'erano tantissime, è inutile fare un elenco perché non finisce mai. Invece negli ultimi anni purtroppo ce ne sono pochissime. Nel mentre ti arrivano tanti messaggi, tanti saluti, quindi ti ricordano, ne sono arrivati particolarmente in questo caso da Cagliari. Quindi, per quanto sei stato a Cagliari in un anno sfortunato, però devo dire che in tanti si ricordano bene di te. Ma guarda, Cagliari è, oltre che un posto bellissimo, onestamente ero ragazzino, ma si stava bene bene. È una piazza veramente dove ti trasmette quella voglia di calcio. Purtroppo ero in prestito dal Milan e sono rimasto un anno, però sarei rimasto a Cagliari anche in Serie B a cercare di rivincere il campionato. Però, come ho detto, ero del Milan e il Milan mi girava le squadre. Quindi non ci potevo fare. Quello purtroppo la casa madre comanda sempre in questo. Tu però hai esordito con la Reggiana in Serie A qualche anno prima. Avevo esordito nel 94 in Bari Reggiana. Sì, 2 anni prima e poi sono andato al Torino e poi sono venuto a Cagliari. Poi tu comunque hai girato anche altre squadre, per cui sei più legato è sicuramente la Reggina. Aspetta che ti ho perso un attimo. Non ho Ok, sentito. sì. Dicevo, tu sei andato anche appunto in altre squadre, però quella a cui sei più legato è sicuramente la Reggina. Beh, la Reggina perché è la squadra dove sono cresciuto. Io sono arrivato a Reggio Calabria all'età di 12 anni, essendo della provincia di Cosenza, per me già Reggio Calabria nell'88 era già difficile per come era, per quello che c'era in città, Reggio Calabria e provincia, perché era il periodo dove praticamente c'era, mi dispiace. Penso che sia comunque normale tra virgolette, normale per voi averlo vissuto. Purtroppo, però penso fosse una cosa abbastanza Ma da ragazzino normale. non posso mai dimenticare la voglia e la determinazione di arrivare a giocare in prima squadra e cercare di giocare nella massima serie con la squadra dove sei cresciuto. Io ho avuto la fortuna di giocare nella Reggina, vincere 2 campionati dalla B alla A, essendo anche l'unico di aver vinto 2 campionati con la Reggina di fila e anche record di presenze, record di gol con la Reggina in A, quindi per me è un orgoglio, essendo un calabrese, avere questi record in una squadra dove si è cresciuti. Poi è normale, qua dalla gente sono amato, sono stato bene, ho sempre fatto dei campionati eccezionali, quindi nulla a che dire, un pubblico che mi ha sempre adorato anche nei momenti difficili, quindi
Diciamo che c'è un feeling particolare tra Cozza e Reggio Calabria, in cui ora faccio anche il responsabile del settore giovanile, quindi è diverso, però non posso dire che dalle altre parti sono stato bene dappertutto, nonostante che io nel 94 a Vicenza ho vinto un campionato dopo 35 anni dalla B alla A, quindi già è un campionato particolare. Lo stesso a Lecce ho vinto un campionato, a Genova uguale, però ho vinto un campionato a Reggio Calabria sul lungomare, davanti a 200.000 persone che hanno invaso la via marina di Reggio Calabria. Se uno non vede, non crede, neanche vincere la Champions League ti dà quell'emozione. Sicuramente, sicuramente, sono di quelle emozioni che ti ripagano per tutto quanto il lavoro svolto, tutta la fatica degli allenamenti. Spulciando un attimino la tua carriera, a parte ho visto tutti i grandi compagni di squadra che hai avuto, qualcuno l'abbiamo settimane scorse, come per esempio Bruno Cirillo. A cui gli abbiamo fatto anche la domanda com'è giocare con Cozza. C'è proprio stata fatta questa domanda. Quindi sei diventato anche un termine di paragone. Però ho potuto vedere anche, cioè scoprire delle curiosità. Cioè voi con la regina siete andati in Giappone a fare un'amichevole con lo Yokohama. Yokohama. Com'è stato? Perché per chi non se lo ricorda, voi avevate in squadra Nakamura, che era un campione, giapponese, un giocatore fortissimo. Allora, in quell'occasione a Yokohama non posso dimenticare perché è stata un'esperienza bellissima. Considera che 3 giorni prima ha giocato Yokohama Real Madrid e allo stadio c'erano 37.000 spettatori. 3 giorni dopo c'erano 67.000 spettatori e lo stadio era tutto amaranto. Per farti capire l'importanza di Nakamura e quello che portava Nakamura, la regina e nel mondo l'immagine. Eh sì, da, tanta, è stata. Io guarda, mi sono letto, ho guardato anche qualcosa, cose, scene che magari si sono riviste solo adesso, comunque qualche anno fa, quando magari c'è stato Nagatomo, scusami, oppure qualche anno fa anche Nakata. Quindi, cioè, il Giappone, quando qualcuno va all'estero, è idolatrato. Ok, no, aspetta che ti ho perso un attimo, Ciccio. È successo? Ciccio, mi Ci senti tu? sente? Ok, Sì. ci siamo, ok. Stavo dicendo, quando vanno all'estero questi giocatori giapponesi vengono poi idolatrati, cioè diventano proprio dei miti. Guarda, noi quello che abbiamo vissuto in Giappone con Nakamura è indescrivibile. Noi ci avevamo i pullman, due pullman con le nostre immagini, nei negozi c'erano tutte magliette della regina con i nomi nostri. Poi c'è anche da fare una considerazione che noi qua a Reggio con Nakamura eravamo praticamente in diretta con gli allenamenti per tutta la durata degli allenamenti finché non andava via Nakamura. Nakamura su un canale suo in Giappone privato era uno dei più visti in quel momento, anche perché era fresco di pallone d'oro asiatico, quindi per noi era un onore averlo in squadra, un piacere perché tramite lui ci siamo fatti riconoscere in Giappone e anche in altri posti del mondo. Certo, nel mentre ti dico che c'è anche collegato un tuo ex avversario di tante battaglie, quale Marco Ferrante, che abbiamo avuto qualche giorno fa. Quindi, che quando sono andato a vedere certi risultati e cose varie, ogni tanto compariva il nome di Marco Ferrante che vi segnava regolarmente. Quindi. Abbiamo fatto con la regina nell'ultima di campionato. Loro erano promossi prima che lui ha stabilito il record di gol. Aspetta che
Ecco qua. Che un attimo è andata via. Ok, ci siamo, ci siamo. C'è stato un... c'è un compagno di squadra... Aspetta che sta ricaricando, così almeno non te la ripeto. Ok, c'è un compagno di squadra tra le varie appunto squadre dove tu hai giocato, col cui sei, a cui sei legato di più, con cui hai stretto un bel rapporto anche dopo? Ecco, io ho fatto la domanda mentre caricava. Allora, aspetta Francesco, perché adesso sì. Però non ti vedo e non so se tu mi senti. Forse ti vedo, no, sta ancora caricando. Purtroppo è il brutto della diretta. Il tuo. Non lo so, perché a me sta caricando il tuo, quindi non lo so se sono io il problema o cosa. Adesso forse ti vedo. Bene, sì, io ti sento. Ti vedo. Okay. Ok. Dice, non è che te sto bel vedere, però è già niente. Già niente non è. Allora. Allora, un paio di squadre stavo già rispondendo che ne ho, ai miei amici ne ho tantissime. Con quello che sono legato particolarmente, che praticamente hai sentito? No, hai detto no, detto, quello con cui sono legato di più è tum. Gian Domenico Mesto. E anche Nicolas chi? Si è sentito solo il nome adesso. No, Gian. Internet. Ce la facciamo, Francesco, non ti preoccupare. Nel mentre è bellissimo perché sta connettendo, cioè, quando noi siamo bloccati si connette più gente. Quindi nel mentre ne approfitto, saluto anche De Sena, che è sempre un piacere averlo nelle nostre dirette. Ok, forse ci siamo. Io ti vedo. Ok, allora, uno abbiamo detto Gian Domenico Mesto, che ricordo benissimo perché l'ho avuto al Fantacalcio, quindi. Altro chi era? Nicolas? No. Ok, forse sì. Mi sono spostato, si prende meglio. Ok, già sì, sembra di sì. Speriamo mantenga. Dicevo, il secondo ho sentito solo il nome. Nicolas... Viola. Sì, sì, lo ricordo anche lui. Nino Barilla che è a Parma, lo stesso Missirole. Sono ragazzi che ho cresciuti nella regina, li ho visti crescere, li ho sempre portati a cercare di farli arrivare in prima squadra. Alla fine ci sono riuscito e sono contento, perché lo meritavano anche, perché erano bravi. E si vede anche, perché comunque lo stanno dimostrando in Serie A. Ho visto che, appunto, come dicevo prima, riguardando tutta la tua carriera, ho visto che hai poi collaborato, cioè che hai lavorato con un tuo ex compagno di squadra che è Mozart. Mozart ha collaborato con me, faceva il collaboratore alla regina. Io allenavo e lui era un collaboratore. Com'è stato passare dall'essere compagni di squadra all'essere compagni, cioè essere allenatore e collaboratore? Guarda, io ho avuto la fortuna che, come ho smesso, ho subito fatto il collaboratore per un anno ad Azzori. Nella regina abbiamo perso la semifinale
per andare in A col Novara, e poi il Novara è salito. Poi l'anno dopo sono andato ad allenare da solo e ho vinto il campionato a Catanzaro, ho allenato a Pisa, sono arrivato nei playoff, ho vinto il campionato con la Sicula Leonzio facendo i record di 19 vittorie consecutive in Serie D, quindi un record in Europa. E diciamo che mi sono divertito, con la Regina l'ho allenata e sono arrivato quarto in C, quindi diciamo mi sono divertito. Ah beh, diciamo hai mantenuto, comunque eri vincente, eri campione da giocatore, ci sei riuscito anche da allenatore. Invece ho visto anche che sei stato allenato da un tuo ex compagno di squadra, da Grassadonia. Eravate Sì, compagni a Cagliari, ti ha allenato Grassadonia a Reggio, a Salerno. A Salerno, lui allenava la A prima, Salerno era. ero lì in prima squadra, c'è stato un periodo in cui mi sono fatto male, sono rientrato dopo 2 mesi e il presidente voleva cambiare, voleva prendere un altro allenatore. In quel caso io ho detto al presidente perché ero uno dei più, diciamo, uno dei più anziani della squadra. Vedete, Presidente, è inutile andare ormai a cercare un tecnico, portiamo su quello della primavera Ce l'avevi in e campo. vediamo un po'. E in quell'occasione è venuto su ad allenare Grassadoni in prima squadra, però non è andata tanto bene perché dopo 7-8 partite il Presidente l'ha mandato, l'ha esonerato e ha fatto venire Cari. Però com'è stato il rapporto da giocatore, da compagno di squadra a giocatore-allenatore? Ma secondo me è normale, anche perché io negli ultimi anni da calciatore facevo l'allenatore in campo, quindi mi adeguavo anche alle situazioni che il tecnico mi dava dei compiti, cercavo di svolgerli, i compiti di cui Certo. dargli una mano sia a lui e lui la dava anche a me nei dettagli sul campo. Gli funzionavo Giustamente. da allenatore calciatore in campo. Ti facevi da tramite, facevi da collante con la squadra. Sì. A proposito di allenatori, abbiamo prima nominato Mazzone, abbiamo nominato adesso Grassadonia, ma tu hai avuto tanti grandi allenatori, hai avuto De Cani, hai avuto Guidolin, hai avuto Capello, hai avuto Cosmi. Ce n'è uno a cui sei legato particolarmente? Beh, quello che sono più legato perché mi ha trasmesso veramente tanto è Prandelli e alla pari metto anche Guidolin. Ha avuto loro due come allenatore, credo che loro due sono quelli che mi hanno veramente insegnato come insegnare il calcio. Perché sono due tecnici pacati e due tecnici che sanno insegnare e ti fanno giocare anche bene. Ah sì, e poi l'hanno anche dimostrato sicuramente sul campo. Un nostro follower ti chiede com'è cambiato il calcio oggi rispetto a quello in cui giocavi tu? Come? Mi chiedono, un follower ha chiesto com'è cambiato il calcio rispetto a quando giocavi tu. Beh, completamente diverso. Io sono del parere che il calcio negli ultimi 14-15 anni, tranne negli ultimi 2 anni che è arrivato qualche campione in Italia, il calcio italiano sia un calcio che è andato un po' a scendere. Non avendo più giocatori di qualità importante, tutta gente fisica. Diciamo che è cambiato perché in Italia non si gioca a calcio come si giocava una volta, dove c'era un calciatore che ti inventava la giocata, ti saltava l'avversario. Ora è un calcio di forza, tecnica poca, diciamo tutto forza e fisico. Quindi è cambiato. L'unico calcio che vedo che ha sempre, anzi, in due paesi giocano a calcio come piace a me, ed è Portogallo e Spagna, dove giocano sempre palla a terra, due tocchi, non lanciano mai la palla lunga, quello.
Invece, visto che è stato anche tuo avversario, cosa ne pensi di Roberto Mancini come allenatore, in questo caso anche come CT della Nazionale? Guarda, di Mancini una stima particolare. Per me, io come tecnico non l'ho mai avuto, ma credo che sia uno dei più bravi. Ho avuto la fortuna e credo che l'ho conservata, me la sono appesa in camera, la sua maglietta con la fascia da capitano stampata nell'occasione della partita Cagliari-Sampdoria 3-4, e ho avuto la fortuna di prendermi quella maglietta ed è la maglietta assieme a quella di Baggio le più belle che ho. Stiamo parlando di due campioni con la C maiuscola sicuramente. Poi vai, Baggio, sì. Baggio è una cosa a sé stante. E chi è il Fabio ti chiede in quale giocatore ti rivedi nell'attuale Serie A? Cioè, c'è un Ciccio Cozza adesso? Beh, in Verdi, quello del Torino, è un calciatore che ha delle caratteristiche simili alle mie, riesce a calciare destro e sinistro, quindi è quello che mi assomiglia più di tutto, diciamo. Peccato, quest'anno un attimino ha avuto un anno un pochettino sfortunato, va detto il rendimento di tutto il Toro, non è stato dei migliori. Sicuramente anche il fatto che lui non abbia reso così tanto ha influito con l'andamento della squadra granata. Essendo noi un canale di fantacalcio, ti devo fare una domanda che è assolutamente dovuta. Hai mai giocato al fantacalcio? Fantacalcio, ho provato a farlo un anno con i miei compagni di squadra e poi l'ho abbandonato perché la mia squadra preferita era sempre la squadra degli amici. Purtroppo la maggior parte non giocavano, quindi ho detto, ma chi me la fa fare? è il rischio del mestiere, è normale, quello ci può stare. Ma quindi quando tu hai fatto il fantacalcio giocavi oppure avevi già smesso? Come? Quando tu facevi il fantacalcio, giocavi ancora in Serie A o avevi smesso? Sì, giocavo. Ti prendevi? Mi mettevo sempre in campo io, ero l'unico, ecco, che c'era una garanzia. Beh. Qualcuno l'ha scritto, sei stato in tante rose del nostri fantacalcio, quindi ci fa piacere che anche tu abbia ricoperto il nostro stesso ruolo di fantallenatore. Guarda, eravamo in tre. Che altri giocatori io prendevi ci sempre? Li mettevo sempre. Io, Nedved e Pirlo. Eravamo Vabbè. Sempre perfetti. Che poi tu ci hai giocato anche con Pirlo, siete stati compagni sì, di squadra. Sì, siamo stati compagni di squadra qua alla Regina. Alessandro ti chiede invece a proposito di Regina che tu hai giocato con Stuani. Ti sì. Saresti mai aspettato una carriera del genere da lui? Bella sta domanda. Allora, una carriera del genere no, perché quando era a Reggio si vedeva che era bravo, era giovane, ma non riusciva mai a trovarsi lo spazio giusto per poter dimostrare tutto il suo valore. Al contrario, in Spagna ha dimostrato di essere un calciatore importantissimo, lo ha dimostrato anche in nazionale. Quindi sono contento perché c'aveva tutte le qualità, però a Reggio non le ha espresse quelle qualità per poter dire è un calciatore veramente importante. Mentre al contrario, in Spagna ha dimostrato di essere un calciatore molto bravo, molto forte. C'è un giocatore che nella tua lunga carriera hai incontrato, magari un tuo compagno di squadra, che da ragazzino hai detto questo diventerà fortissimo e così è stato? Allora, su quello che io ho sempre scommesso, ho detto che arrivava a giocare anche in nazionale, Mesto. È la stessa cosa ho detto di Berardi, che è un mio paesano. Vabbè, Domenico tanta roba. Domenico è ancora giovanissimo e ha sicuramente ancora dei margini di crescita. No, tu che dici? No, è uno che può fare una carriera
ancora più elevate di quelle che sta facendo ora, perché ora ultimamente un po' si era, non so, per l'infortunio o qualcosa, si era un po' spento, però ora si stava riprendendo e purtroppo ci siamo fermati. Ci siamo fermati. Una curiosità, hai detto che giocavi con i tuoi compagni di squadra. Con chi giocavi al Fantacalcio? A Fantacalcio con Vigiani, Nicola Moruso, chi c'è, Lanzaro. No, ce n'erano 5-6 che erano patiti per giocare. Però onestamente non mi attirava più di tanto, nel senso che pensare alla domenica mattina che dovevo fare una squadra per il Fantacalcio, c'avevo la partita, non mandava. Certo, era un pensiero da accantonare. Sì. Adesso, Come? adesso ci rigiocheresti? Adesso ci rigiocheresti al Fantacalcio? Adesso sì, perché c'ho tutto il tempo per poterle fare le formazioni. Giustamente. Com'è cambiato il Cozza allenatore? Cioè, com'è stato il passaggio da Cozza giocatore? Cozza allenatore e Cozza responsabile del settore giovanile. Guarda, il responsabile del settore giovanile mi ha convinto il presidente Gallo, anche perché potevo andare ad allenare in Lega Pro, potevo andare a Rieti o a Bisceglie, e non sono voluto andare. Mi è piaciuta questa avventura dove mi ha trasmesso qualcosa di importante nel settore giovanile, e ora vediamo se riusciamo a fare qualcosa di importante, perché ho tutte le possibilità per poterlo fare. Sicuramente sarà un percorso che poi pagherà alla lunga. Quello senz'altro. Ora chiederò al mio amico, a Francesco Palmieri, di darmi una mano per come funziona questo ruolo, perché lui da parecchio che lo fa, siccome è un ragazzo che sento spesso ed è un amico, chiederò allora a lui un po' di informazioni, un po' di... mi deve dare dei puntini su che cosa andare a lavorare. Certo. Mi sono dimenticato prima di farti una domanda che doveva essere una delle prime per quanto riguardava la regina e me la stavo dimenticando, che è la stessa domanda che ho fatto appunto a Bruno Cirillo. Com'è stato quell'esordio esordio virgolettato, con la regina contro la Juve? Non ho capito. Com'è stata la partita contro la Juve, scusami, l'esordio in acqua con la regina contro la Juve. La No, io partita che finì. in quell'occasione, alla prima di campionato, non c'ero. Mi ero fatto male 3 giorni prima in Coppa Italia a Treviso, dove mi ero fatto la frattura del quinto metatarso e sono stato fermo 3 mesi. Però, cioè, comunque sino a 3 giorni prima la stavi comunque vivendo. Com'è stato il prima, cioè tutto il lavoro prima di questa partita e poi la soddisfazione del gruppo di pareggiare contro una squadra del genere? Guarda, io non me la sono goduta perché mi sono fatto male 3 giorni prima a Treviso. Sono andato a Verona, dove da Treviso a Verona, dove ho fatto poi i controlli, gli accertamenti. Da lì sono andato a Roma da Mariana a fare l'intervento. Praticamente quella partita, l'esordio, non me lo sono neanche goduto perché mi ero fatto male, il dispiacere andava tutto sull'infortunio perché sapevo che dovevo stare fermo 3 mesi ed ero non arrabbiato di più. Di più, ovviamente, ovviamente. Senti, noi abbiamo la tradizione di fare un gioco con i nostri ospiti. Noi chiediamo due formazioni, una riguardante una sorta di top 11 del vintage, cioè di quando giocavi tu in Serie A, e una top 11 invece dell'attuale Serie A. Sì, quindi devo fare due formazioni. Allora, di quando giocavo io. Sì, Allora. Perfetto, quando eri in Serie A, naturalmente. allora. Buffon in porta.
e lui è eterno, quindi c'è sempre. Panucci a destra, Falsini a sinistra, tutti italiani? Come preferisci. Ah, come preferisci tu. Allora, poi Cannavaro, Cannavaro, Torrisi. Ah, Stefano Torrisi. Sì. Poi Eranio a destra, poi Zola dall'altra parte a sinistra. Una buona formazione, Sì, sì. Albertini. È proprio bella, è diversa. Albertini, e in mezzo mi metto io con Albertini. Giusto. Poi davanti Vieri, Inzaghi. Non ho sentito il secondo. Inzaghi, Pippo Inzaghi. Ah beh, ma allenatore? Allenatore Guidolin. 4-4-2 per lui è perfetto. Poi ha cambiato, poi è partito, passato al 5-3-2. Però 4-4-2 come giocavamo a Vicenza era perfetto. Ma bellissimo. Ah, una cosa, ecco, non ti ho detto. Appunto abbiamo parlato prima dell'avventura a Cagliari. Dopo, alle 18, abbiamo un tuo compagno di squadra ospite. Chi? Sandro Tovalieri. Ma Sandrino, uno spettacolo. Quindi adesso dovevo dirtelo. Adesso, non mi ricordo se quell'anno ha fatto 21 o 18 gol. Non mi ricordo. Se non sbaglio c'era lui e Muzzi. Erano lui e Muzzi, avevano fatto un sacco di gol quell'annata, per quanto fosse andata male, però ne avevano fatto tanti. In campionato ne avevano fatto più di 20 in due, quello sono sicuro. Se non sbaglio ne avevano fatto 22. Ho visto in quell'anno che, ne hanno fatto 22 ho visto solo che in mi hanno, ho visto che mi stanno correggendo, c'ha ragione, potevo mettere anche Peruzzi. Come preferisci, per me possiamo metterlo Peruzzi, No, va bene così, ho messo Buffon perché ha fatto l'esordio contro di me, quindi va bene. E Tovalieri ne ha fatto 13. Di gol in campionato, quindi no, Muzzi vuol dire che ne ha fatto 9 in campionato, ma non so, me l'hanno appena scritto, quindi no, così mi dicono ne ha fatti di più, compreso, ma tu intendi solo in campionato o anche con la Coppa Italia? In campionato ne ha fatti di più, non lo so, guarda, non te lo so dire perché questo pomeriggio su Facebook non vorrei che lui è arrivato che già dal era arrivato da un'altra squadra e aveva già fatto qualche gol, però quell'anno guarda, tanto adesso ce lo dicono, quindi non ti preoccupare, adesso qualcuno lo scrive sicuro. Comunque sì, alle 18 c'è Tovalieri su Facebook, quindi oggi il direttore Luca Di Leonardo parlerà con lui, quindi sicuramente parleranno anche di te. Quindi Quando dopo lo senti, gli chiedi se ancora si mette quelle giacchettine colorate. Riferirò senz'altro, vai tranquillo. questa delle giacche colorate me la segno. Ciccio, invece la top 11 attuale? La top 11 attuale. Allora, in porta Siro. Poi a destra è una bella lotta quella di Ole. Allora, a destra non è che ce ne siano tanti, con tre centrali, Chiellini, Bonucci e come si chiama il difensore del Cagliari?
difensore centrale. Qua, ce ne sono diversi, c'è Klavan, Pisacane, il Mancino. No, Pisacane poi ci ha giocato qua assieme. Aspetta, c'ho un vuoto. Aspetta, bene. aspetta. Centrale c'è Klavan, Pisacane, Cacciatore. Oh, me li sto elencando tutti. C'è Pitelli? Sì, c'è Pitelli, perché era infortunato adesso. Ah, è a posto. No, siccome è infortunato, quindi è per quello che adesso un attimo c'è Pitelli, non ci ho pensato. C'è Pitelli, sì. Sì. No, no, non lo consideravo perché è infortunato, quindi è per quello. Adesso non si poteva schierare normalmente, quindi è per quello che non l'ho considerato, scusami. Però lo puoi mettere, vai, ci poi, come quinta destra, Quadrado. A sinistra, Verdi, Largo. Poi in mezzo al campo il centrocampista centrale del Brescia, Tonali. Poi mezzala, Milinkovic, come si chiama quello del Milinkovic Savic, e mezzala sinistra lui, sempre della Lazio, Luis Alberto. Poi davanti Ronaldo, per me l'intoccabile, come si chiama, Quagliarella. Non l'ho sentito. Quagliarella. Ha bloccato proprio sul nome, quindi... Quagliarella è intramontabile. Tra lui e Immobile, però metto Quagliarella, se lo merita per l'età. Sicuramente. Allenatore? Allenatore Liverani. Beh. Allora ti dirò, questa è una formazione che potevi tranquillamente, che saresti riuscita a farla anche già ad agosto, con qualche cosa si poteva fare. È una formazione fattibile e che fa anche la sua bella figura, quindi tanto di cappello per le scelte. Complimenti, bella squadra. Non vedo più, come mai, ora sì. Io sono qua. Mi hai sentito? Sì, sì, sì. Sì, sì, ho sentito. Ok. Guarda, Francesco, per me è stato veramente un enorme piacere conoscerti e averti ospite qua. Ti chiedo scusa per l'emozione, ma sei comunque un idolo anche da bambino, quindi un attimino mi sono fatto influenzare da quello, quindi ti chiedo scusa se... è stato un piacere. Salutami Sandro dopo. Un bacione. Sarà a tutti. Fatto senz'altro. Ciao, grazie. Ciao, ciao Ciccio, buon pomeriggio. Ciao. Ciao.